Quando sei un uomo di classifica, a livello di stress, le tappe più dure in un grande giro sono quelle a cronometro, per vari motivi. Oggi siamo al Giro d'Italia e seguiremo da vicino il team Decathlon Age Desert La Mondiale nella 14ª tappa Castiglione delle Stiviere Desenzano del Garda e seguiremo da vicino Ben O'Connor, uomo di classifica del team. Iniziamo la puntata. La giornata di Ben inizierà circa 3 ore prima della sua partenza, ma il team è già settato dal mattino. Vado a fare 2 chiacchiere con Andrea Vendrame, corridore del team, per scoprire come sta vivendo il giro la sua squadra. Allora Andrea, com'è il bilancio del team fino ad oggi in questo Giro d'Italia? Ah, diciamo che è un bilancio positivo, speriamo continui per l'ultima settimana e terminare questa seconda settimana nel modo migliore. Avevamo progettato un po' con i due fratelli appunto di entrare in fuga fin dall'inizio, li abbiamo messi tutti e due in fuga. Si è creata questa situazione di corsa a noi congeniale, dopodiché hanno una forma straordinaria tutti e due fratelli. Valentin ne ha saputo approfittare, ecco, magari essendo anche un po' più sconosciuto rispetto a Aurelio per gli amici italiani. Oggi secondo me è una prova abbastanza impegnativa e decisiva per gli uomini di classifica. Speriamo appunto per il nostro leader Ben O'Connor che possa guadagnare nei confronti rivali. Ecco. Possiamo dire che per un uomo di classifica il giorno della crono è forse la tappa più stressante a livello emotivo, a livello nervoso, più di un tappone dolomitico. Ma anche per me è stressante. anche per quelli non di classifica. Perché praticamente stai in giro dalla mattina alla sera, ecco, per una cronometra. Per fare 30-40 km. Sì, che non ho proprio bisogno di farli oggi. A parte i scherzi, è abbastanza stressante dal punto di vista di tutti i corridori, soprattutto per gli uomini di classifica, perché devono provare e riprovare il percorso. Hanno già fatto una ricognizione magari nei mesi precedenti e questa mattina un'ulteriore prova con magari col traffico appunto chiuso per prendere le curve il più forte possibile e provare al meglio il percorso, ecco. Ben O'Connor ha alle sue spalle un Tiberi che in una tappa con queste caratteristiche è forse più favorito. Lui lo teme molto oppure non ci pensa, secondo te? Non ci abbiamo neanche mai parlato, neanche a tavola, ecco, durante i vari pasti, quindi l'unica cosa qualche confronto che lo facciamo con il team Ineos, tutto qui. Guardiamo come andrà questo cronometro. Ben sicuramente è uno che sa difendersi e magari appunto guadagnare qualcosa su qualche rivale, magari sullo stesso Tiberi. Ora lascio Andrea al suo riscaldamento. Anche lui deve seguire alla lettera il protocollo disegnato dai direttori sportivi. Prima non me ne ero accorto, ma ironia della sorte, Decathlon e Bahrain sono state posizionate una accanto all'altra. Allora, alcuni corridori hanno iniziato il loro riscaldamento e stavo notando che tutti utilizzano questo gilet con tasche dove inserire dei sacchetti con ghiaccio per permettere al proprio corpo di mantenere una temperatura bassa, quindi ideale per fare un riscaldamento senza finirsi di conseguenza. Purtroppo ai miei tempi ancora non si usavano questi bei gilet con il ghiaccio e toccava sudare come le bestie senza abbassare la temperatura corporea. Will Ben warm up before the departure? So for a long TT, so today the TT is 32K. So generally the longer the TT, we have a slightly shorter warm up. So today he'll warm up for about 21-22 minutes. And that will be broken into 3 key sections. The first section is just easy riding to get his heart rate up. Then we'll do a progression where he ends at what we expect his race pace to be. Then in the third section, he does 1 or 2 small sprints to activate his neuromuscular system. And then he'll spend 2-3 minutes cooling down at the end, and then he finishes warm up like 15 minutes before the race starts. Do you think the TT day is maybe the most stressful day at the Giro?
I would probably, yeah, I would probably say it is one of the most stressful days, just because you've a lot of weight around the place, and also on the stage races, which are in the peloton, you react based on the race. Whereas in a TT, it's very much your own effort. So you must manage your emotions, you must manage your warm up, you're in control of what you do. Yeah. And that can increase pressure with certain guys. But for us, I think the most important thing is that if you prepare well and you're well prepared, it shouldn't go off well. But of course, there's always some stress on a TT day. We treat TTs very much like an individual effort. We don't look at the guys around us. The idea really is that he go out, we have a plan, he knows the plan, and the goal is for him to execute that plan. And if he comes first, fourth, 10th, 15th, if he executes the plan correctly, we'll be happy. Of course, we got guys around him who he keeps aware of. We got Tiberi, Geraint Thomas, Danny Martinez. And of course, I would take those into consideration, but Ben is focused on just his own effort today. Cavoli, solo 20 minuti di riscaldamento. Non sapevo questa cosa. Una volta facciamo almeno 50 minuti, un'ora di riscaldamento prima di una crono di 30-40 km. Il ciclismo è cambiato anche dal punto di vista del riscaldamento, incredibile. 20 minuti, solo 20 minuti. Ma perché alla fine una tappa piatta di poco più di 30 km può risultare più dura di un tappone con 5.000 metri di dislivello? Per colpa della pressione. Quando sei un uomo di classifica, devi pensare che la cronometro diventa determinante per difendere la tua posizione e quindi ogni errore può costarti caro. Un altro problema può derivare dal fatto che hai margine di errore bassissimo. Se il percorso è molto nervoso, hai a che fare con una bici che è molto rigida, non facile da guidare, quindi se prendi una curva troppo veloce, sbagli una traiettoria, puoi finire a terra e puoi farti seriamente male, quindi compromettere poi definitivamente la tua classifica. È una giornata complicata che tra l'altro parte già molte ore prima della partenza, dalla colazione, dal pranzo, dalla gestione della ricognizione del percorso, quindi tante piccole cose che devono funzionare e quindi portano tanto stress. Il tempo vola e finalmente è arrivato il momento per O'Connor di iniziare i preparativi per la sua corsa contro il tempo. La mia curiosità è, con quale spirito si presenterà alla partenza? Ben è salito sui rulli precisamente all'orario stabilito dal programma. Questo è il momento di massima concentrazione. Sta pensando a quello che dovrà fare e possiamo dire che la sua corsa è appena iniziata. Negli anni in cui correvo, adoravo le crono. Mi piaceva soprattutto quella crescente adrenalina che iniziava a salire un po' alla volta già durante il riscaldamento. Ci si sente tremendamente vivi e immersi nella competizione. Tutte le emozioni sono necessarie per portare il proprio corpo oltre i suoi limiti. Adesso però è arrivato il momento per O'Connor di fare la sua cronometro e mentre lui risale sul pullman per gli ultimi preparativi, i meccanici controllano che la bici sia a posto. Hey Ben, are you ready? Are you ready? He wants to do my helmet off. Yeah, I'm ready. Mi è sembrato molto concentrato, ma anche sereno. Non l'ho visto molto sereno. Non era scuro in volto, era anche rilassato. Mi ha stupito. 50 meters after that we have the first downhill. Steven, il suo preparatore, gli comunica le indicazioni per il primo chilometro, in modo che Ben sia già mentalizzato e pronto per affrontare al meglio la gara. Si parte. Over the top here, and we got 2.5k flat. 2.5k flat. 5 from the left, right, 5 from the left.
Neanche il tempo di asciugarsi il sudore che già i media ti saltano addosso per strappare le prime interviste a caldo. Anche questo però è il peso che un corridore da classifica deve sopportare. Ma vediamo com'è andata. La cronometro è terminata, Ben O'Connor ha preso solo 6 secondi da Tiberi, che era il suo diretto competitor per il quarto posto in classifica. Ottimo risultato, perché Tiberi è uno specialista delle prove contro il tempo e Ben O'Connor doveva difendersi. Il suo preparatore ci ha confidato che ha fatto un secondo meglio della sua previsione, quindi diciamo che è stata una giornata perfetta per il corridore della Team Decathlon Oger-Dozier. Ragazzi, siamo alla conclusione. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!